Qual è l'esito degli esami? Dunque, con l'ARPAM abbiamo concordato degli esami nei locali della palestra e nel locale dove era stato fatto il foro. E diciamo che è andata bene come aveva previsto anche l'ASUR, nel senso che non sono stati trovati nessun tipo di residui nell'aria di amianto. Quindi possiamo dire che tutto quello che è successo durante il foro è stato un problema soprattutto per i vandali, se così li possiamo definire, perché nel momento in cui è stato fatto il danno e poi si è depositato tutto per fortuna a terra. Quindi, la palestra si può considerare un luogo sicuro e mi sento di rassicurare tutti gli utenti della piscina perché tantomeno ci saranno residui negli altri locali adiacenti. Oggi però in piscina c'è stato qualche piccolo problema. Sì, a giorno proprio poche ore fa c'è stato un problema tecnico, l'ennesimo, perché la struttura, come sappiamo tutti, è obsoleta. C'è un problema tecnico elettrico, di pompe e l'acqua è andata nei filtri, perciò la vasca aveva perso acqua e si è deciso, telefonicamente ci siamo sentiti con i gestori, di chiudere. Domattina ci sarà un intervento tecnico della provincia e aggiorneremo sulla riapertura della piscina a questo punto. Cioè non l'ha fermata l'amianto, ma adesso abbiamo un problema di altro tipo.